Allora, Italia in lockdown, un momento particolare per tutti noi, ma un momento abbastanza particolare anche e soprattutto per il trasporto, trasporto merci, trasporto persona, mobilità in generale, perché ovviamente noi non ci possiamo muovere, noi comuni, tra virgolette, mortali, ma le merci devono e possono muoversi. Ne parliamo con Massimo De Donato, direttore della rivista TIR, l'organo dell'Albo degli autotrasportatori, nonché conduttore radiofonico su Radio 24, nonché amico e conoscente. E chi meglio di lui ci può in qualche modo fare un attimo il punto, un po' la visione di quello che sta vivendo l'autotrasporto, ma la mobilità in generale in questo momento. Ciao Massimo. Buongiorno, buongiorno Francesco. Sì, sta vivendo un momento particolare, come dicevi giustamente tu, un momento che è stato caratterizzato in una prima fase, prima del lockdown completo, da una grandissima attività. C'era stato addirittura un incremento rispetto ai volumi di traffico registrati nelle settimane precedenti. Dopo il blocco totale della produzione e con solo le attività legate ai generi alimentari, quindi alla grande distribuzione alimentare dei supermercati e ai sanitari, è un settore che sta soffrendo molto perché ovviamente le ottimizzazioni di carico che sono appunto quelle legate alla capacità di far sì che questi veicoli siano poi produttivi da un punto di vista economico, non debbano tornare a vuoto, come si dice in gergo, presso la propria sede. Dicevamo, questa capacità di carico e questa economia di carico è venuta a mancare e quindi i costi degli spostamenti delle merci sono aumentati. Purtroppo non è aumentato il ricavo di queste aziende. Questo perché stiamo attraversando un momento davvero particolare, quindi molti committenti hanno dei ritardi nei pagamenti. Ha fatto letteralmente scandalo qualche giorno fa ed è stato oggetto anche di un incontro che c'è stato proprio nelle ultime ore fra le associazioni di categoria e il governo. Una comunicazione di un committente del settore brico che addirittura ha detto ai suoi fornitori che le fatture di marzo le avrebbe saldate a gennaio 2021. Quindi una crisi di liquidità in questo momento importante per le imprese di autotrasporto. Adesso stiamo tutti aspettando gli aspetti operativi del famoso decreto liquidità annunciato all'inizio settimana che potrebbe portare anche nelle casse dell'autotrasporto un minimo di liquidità, per consentire appunto alle imprese di autotrasporto di andare avanti. Appunto sì, dicevamo incontro che c'è stato tra le associazioni di categoria e il Ministero qualche giorno fa, si dovranno rivedere probabilmente in questi giorni, quindi dopo le festività pasquali. Che cosa ci si aspetta dal futuro, oltre, come hai detto te, un'immissione, diciamo, di liquidità che chiedono le aziende di trasporto e le associazioni di categoria? E quello dell'autotrasporto, dicevamo, è un comparto che soffriva già prima di questa crisi dal coronavirus e aveva bisogno comunque di interventi strutturali, a quanto dicevano anche i rappresentanti anche delle case. Sì, era un comparto ed è un comparto che ha delle difficoltà strutturali di fondo che in qualche modo devono essere affrontate. C'è da dire che il Ministero dei Trasporti, il governo in generale, ma in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha reagito subito a queste crisi con una serie di provvedimenti, ad esempio sospendendo i divieti di circolazione nei giorni festivi per consentire appunto una più agevole distribuzione delle merci, dando delle direttive precise per quanto riguarda le regole del trasporto e dell'intermodalità in questa fase. Insomma, un ministero che, a detta delle stesse associazioni di categoria, si è mosso bene e velocemente. Adesso si attende questo ulteriore provvedimento specifico annunciato dalla ministra De Micheli che riguarderà nello specifico il settore dell'autotrasporto. Le aspettative sono legate, uno, alla semplificazione massima di questo provvedimento sulla liquidità, che
che al di là delle cifre al di sotto dei 25.000 euro che abbiamo saputo fin dalla conferenza stampa essere disponibili in maniera abbastanza agevole per tutte le altre, avrà bisogno di una serie di meccanismi e di procedure che devono essere ovviamente rapidi e tempestivi. Ci si aspetta un provvedimento specifico sui tempi di pagamento, perché episodi come quelli che ho citato poco fa non possono succedere. L'autotrasporto non può essere considerato la banca delle imprese committenti, cosa che invece succede spesso, succedeva prima in tempi normali, adesso potrebbe succedere ancora di più, anche perché qui i carburanti, il costo del lavoro viene anticipato in qualche modo dal settore, e quindi un provvedimento sui pagamenti entro 60 giorni crediamo che sia più che sacrosanto, così come per tutte le attività produttive. Quindi diciamo che ci si aspetta un intervento soprattutto per garantire l'operatività delle imprese di autotrasporto, che è in questo momento, come possono immaginare tutti, assolutamente centrale, perché non vogliamo neanche lontanamente immaginare cosa potrebbe succedere se si fermasse in questo momento l'autotrasporto in Italia, non per sua volontà, ma per una evidente mancanza di liquidità e quindi della possibilità operativa di poter far andare avanti i propri mezzi. Sì, parlando anche un po', diciamo, facendo anche delle ipotesi, parlando anche un po' di, tra virgolette, di futuro, so che in questo momento la priorità è chiaramente l'emergenza sanitaria, c'è anche l'emergenza economica che dovrà affrontare l'Italia, però si dice che in tempo di crisi i tempi di crisi sono quelli che fanno venire le idee migliori, o comunque sia ci fanno accostare a soluzioni, anche se vogliamo tecnologiche, costruttive. E in questo momento stiamo vedendo una esplosione dell'e-commerce, perché per motivi ovviamente di contingenti, cioè la gente non esce di casa, quindi si fa recapitare a casa tutto ciò di cui ha bisogno. Di conseguenza c'è uno stress ancora maggiore del trasporto, del piccolo trasporto, il cosiddetto ultimo miglio, del door to door, però allo stesso tempo vediamo che alcune delle soluzioni che alcuni servizi stavano mettendo in campo per un futuro sono state dovute comunque a essere pronte in questo momento. Tu pensi che in questo momento di particolare situazione, alcune delle soluzioni che stanno mettendo in campo adesso potranno essere applicate anche in futuro? Sicuramente ci sarà un'esplosione, la gente conosce di più il porta a porta, il recapito a casa, e di conseguenza si potrebbe sviluppare di più questo comparto? Ma il tema della distribuzione dell'ultimo miglio è da sempre un tema centrale dell'autotrasporto, e da sempre viene affrontato non fosse altro che per poter gestire meglio il traffico metropolitano, che come sappiamo è un tema centrale anche nei dibattiti legati alla programmazione amministrativa. Ultimamente ovviamente questo tema non è più centrale, perché il traffico cittadino è assolutamente fermo. Poi ci sarebbe da aprire una parentesi su quanto sono realmente calati i livelli di inquinamento, ma questo è un altro argomento. Ti dico già poco. Quindi si apre un dibattito su quello che è il reale impatto del traffico veicolare, sia da parte dei veicoli leggeri, ma anche degli autobus, del TPL, su quelli che sono i livelli di inquinamento all'interno delle città. Ma non è questo il momento per affrontare questo tema, e sono sicuro che però qualcuno lo riprenderà quando tutto questo sarà finito. Detto ciò, c'è da aggiungere che anche il commercio elettronico si è in qualche modo adeguato alla situazione. Pensiamo a grossi operatori come Amazon, che hanno di fatto ridotto le attività e le spedizioni di vari generi per concentrarsi su generi di prima necessità. Sul tema della distribuzione cittadina delle merci, ripeto, indipendentemente da quello che è l'esplosione del commercio elettronico, e che poi troverà sicuramente anche degli sbocchi per quanto riguarda la distribuzione door to door, qualcuno l'ha già trovato, i famosi depositi, la possibilità di andare a ritirare le proprie merci in alcuni centri e così via. Dicevo, al di là delle scelte del commercio elettronico, c'è da programmare sicuramente
una pianificazione appunto molto attenta di quelle che sono le distribuzioni cittadine, e su questo credo che le nuove tecnologie possano fare molto, soprattutto in alcuni aspetti del commercio elettronico, come ad esempio quello dei ritorni, perché non sempre il destinatario delle merci è reperibile nella propria abitazione, quello dei resi. Insomma, ci sono varie partite legate al commercio elettronico che richiedono un approfondimento che sicuramente sarà fatto poi al termine di questa fase. Ok Massimo, ti ringrazio per la tua partecipazione, per tutto quello che ci hai spiegato, perché molto spesso dietro a un bene che ci arriva dentro casa, come in questo momento, non sappiamo tutto ciò che si muove appunto nelle retrovie, ed è importante che la gente sappia che appunto dietro il pacco di farina o il lievito che manca in questo momento, che sembra essere la priorità di tutti, c'è qualcuno che lo ha costruito, ma soprattutto c'è qualcuno che si è preso la briga di portarlo fino a noi. Quindi ti auguro una buona giornata e grazie ancora. Grazie a voi, a presto.